Konnichiwa, bentornati in una nuova puntata di Into the 4K e con le uscite del mese di settembre. Ma bando alle ciance e ciancole bande, cominciamo! 4 settembre per Avengers Endgame, con Atmos inglese, audio italiano Dolby Digital 7.1 Plus, HDR10, ma c'è un piccolo appunto sul disco: dato che dura di più e non hanno voluto usare un disco da 100 GB, hanno usato quello da 66 e il bitrate medio del disco viaggia sui 36 e 40, mentre il precedente Avengers viaggiava con circa 10-15 megabyte di media, in più. Infatti dicono un'ottima resa, bellissimi colori, ma un'immagine leggermente più morbida. Master 2K. Continuiamo con la trilogia di Iron Man, di cui c'è già la review del primo film che ho fatto qualche giorno fa. Audio Atmos in inglese e audio italiano Dolby Digital 7.1 Plus, HDR10 e tutti Master 2K. Continuiamo con i primi due Thor, di cui il terzo, Thor Ragnarok, sarà perso per sempre insieme a Black Panther. E al secondo, Guardiani della Galassia, comunque Master 2K, sempre audio Atmos inglese e Dolby Digital 7.1 Plus per l'italiano, HDR10. Il giorno seguente, 5 settembre, per la trilogia di Rambo edita dalla Eagle Picture. Pensiamo sia un 4K nativo, i Blu-ray 4K esteri sia della Lionsgate che della Studio Canal, che mi dicono sia censurato quello della Studio Canal, hanno tutti il 4K nativo preso dalla pellicola. In Italia purtroppo non ci sono chissà quante informazioni sul master che utilizzeranno, quindi chi lo sa? Lo sapremo solo comprandoli. Grazie Eagle. Continuiamo con l'11 settembre con Pet Sematary 2K, Dolby Vision, audio italiano Dolby Digital 5.1 e Atmos inglese. 12 settembre per Alita, di cui ho già fatto la review, quindi andate pure a vedere la review, perché da noi il film è uscito circa un mesetto dopo che nel resto del mondo l'audio italiano era già presente nelle altre edizioni, quindi andate a vedere la mia review e scoprirete com'è il disco. Sempre il 12 finalmente arrivano i 4 film di Batman, i primi 2 di Tim Burton e il terzo e il quarto di Joel Schumacher arrivano in Italia. Dei primi 2 ho già fatto la review, gli ultimi 2 non li ho ancora comprati e sono un po' restio, nonostante dicono che l'Atmos e l'immagine 4K sia da paura, specialmente per l'ultimo capitolo. Ma comunque già i primi 2 sono fantastici in 4K, andate a vedere la review così se volete saperne di più. 19 settembre arriva in Italia l'ultimo Hellboy, ripartono dall'inizio con la saga di Hellboy e l'hanno chiusa lì, perché il film è stato un flop, sicuramente non faranno mai il 2. Purtroppo da noi non ci sarà il Dolby Vision, ma solo l'HDR10, nessun Atmos inglese, ma penso avrà l'audio del Blu-ray normale DTS:HD Master Audio 5.1 sia per l'italiano che per l'inglese. Io l'ho visto il film, è abbastanza divertente, però ha un master 4K, quindi immagine molto nitida, molto pulita, digitale, puramente digitale. Il vecchio aveva la fotografia da pellicola, era molto più caldo secondo me come stile, ma comunque Hellboy remake, reboot, chiamatelo come volete, il 19 settembre. Sempre il 19 settembre anche Godzilla 2 con Dolby Vision, HDR10 e HDR10 Plus, edito dalla Warner Video, audio italiano Dolby Digital 5.1 e un Atmos inglese che dicono sia spacca tutto, e io non vedo l'ora di vederlo e ascoltarlo. 25 settembre con il nuovo film, l'ultimo film di Guy Ritchie per la Disney, Aladdin, Dolby Digital Plus italiano 7.1, Atmos inglese, non ho ancora visto nessuna recensione, ma penso sia in linea con tutti gli altri film recenti della Disney, sia come immagine e video. Alla fine usano sempre tutte le stesse cineprese e poi la Disney ci abitua sempre a controllarci le orecchie, infatti tengono sempre l'Atmos, l'audio un pochino più basso, un pochino più attenuato, perché ci tengono al nostro udito, alla Disney. E concludiamo il 26 settembre con gli ultimi 3 titoli della Eagle: Cliffhanger, Il Cacciatore e Terminator 2. Per Cliffhanger, HDR10 non avrà il Dolby Vision che è presente nel Blu-ray 4K americano, ma non avrà sicuramente anche l'audio Atmos inglese, che è presente però nella versione UK del Blu-ray 4K, che però non ha il Dolby Vision. Quindi per avere un disco completo dovremmo comprarli tutti e due. Anzi, anche quello italiano, perché avrà anche la traccia originale doppiata da Ferruccio Amendola. Quindi nessun ridoppiaggio. Penso di
SHD Master Audio 5.1. Vedremo anche per questo film che master video avrà, e anche per Il Cacciatore non avrà Dolby Vision. Io ho già l'edizione Studio Canal, che purtroppo devo ancora vedere, ma per quei pochi pezzettini che ho visto è veramente ottima, feeling pellicola al massimo. Non si sa la traccia italiana come sarà, o almeno scusate se io non sono riuscito a trovarla. Nell'edizione Studio Canal c'è anche l'audio preso dal multicanale cinematografico per fare una resa simil cinematografica, quindi chissà se ce l'avremo anche noi in Italia questa audio inglese. E poi Terminator 2, anche qui che master video sarà? Sarà italiano? Sarà quello di James Cameron, in cui ha tolto la grana, l'ha voluto fare simil digitale al massimo, audio inglese di TSHD Master Audio 5.1, quindi presumibilmente anche per l'italiano. Ci tocca solo comprarli questi della Eagle e vedere che cosa succederà. Queste sono le uscite del mese di settembre, vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi, seguitemi su Facebook e alla prossima puntata. Bye bye, sayonara.